Saieva, Catalano primo tempo, vincente il primo tempo sull'attacco di Lea Vujovic, finisce 25-10 anche questo terzo set, si aggiudica tre punti importanti la di Diego. Continua la striscia positiva delle Lupette del Pollino che in soli tre set si sbarazzano della pratica Metro Records, conquistando così la vetta della classifica visto il turno di riposo della Ecuba di Palmi. 8 incontri, 23 punti, 4 soli set lasciati alle avversarie e tutto questo malgrado l'assenza forzata del capitano Virginia Ammirati. C'è di che essere orgogliosi in casa di Diego per questo inizio di campionato, mai così in alto in Serie C. Tornando al match con Gioia Tauro, c'è da mettere in evidenza la prestazione maiuscola della solita Catalano e di una strepitosa Laura Biscardi che prende letteralmente a pallate le malcapitate tirreniche fin dal primo set. Nessuno può dire dove potrà arrivare il team di coach Graziano. Quello che è certo è che il Natale più bello è quello che si vivrà in casa Voglio, testa della classifica, incetta di premi nel settore giovanile. Insomma, Castrovillari al centro del movimento pallavolistico regionale al femminile. Nel terzo set coach Graziano dà spazio alla giovanissima Giada Biscardi, classe 2002, e lei lo ripaga con pillole di grande pallavolo. Allora, coach Feoli, un match che vuol dire primo posto, visto che oggi riposava Palmi, una partita che non è stata mai in discussione e che ha visto una cosa importante. La settimana scorsa Lara Graziano, oggi Giadina Biscardi che entra, fa 2-3 punti dalla banda, alza 4-5 palloni, ma che cosa mangiano queste ragazze? Pane e pallavolo, lo possiamo dire. No, devo dire che Giadina è stata bravissima, perché entrare in Serie C è sempre per una bambina, insomma, perché è una bambina a 12 anni. Quindi entrare non è facile, però loro, vedi, poi alla fine riescono a fare il meglio, quello che sanno fare, lavorano tanto in palestra e quello si vede. E sono contenta, siamo con questa partita primi, perché il Palmi oggi riposa, e speriamo di portare avanti ancora questo primato, vediamo un po' se ci riusciamo. Devo dire una cosa, che questa settimana non è stata una settimana perfetta, perché abbiamo avuto delle influenze, sia Diana Graziano che Lea hanno avuto la febbre, quindi non abbiamo fatto allenamento con la squadra al completo. E questa vittoria è importante proprio per questo, perché la squadra era un pochino così, insomma. E invece vincere 3-0 vuol dire che nonostante le influenze ci siamo. Che cosa hai da dire a Bruna Catalano, che ti ha smarcato benissimo, quindi non lo fa solo con tua sorella, lo fa pure con te? Le Biscardi continuano, attaccano ancora. Ha fatto un buon lavoro Bruna anche con la cosa di mia sorella, è riuscita a giocare bene sul centrale e anche sull'opposto. Ha giocato bene Nicola, hanno giocato tutte quante. Una domanda, ti senti pronta per la Serie C ormai? Meglio giocare Nicola, però ci sono.